Ciao a tutti quanti, oggi scriviamo, meglio scriviamo domani, oggi allestiamo e prepariamo, poi tipo io faccio un super taglio e domani registro la seconda parte di questo video, cioè la magia del montaggio, e il mio scrittoio, un tipo super ignorante, di Artemia Salina. Ora, cosa succede? Vi faccio vedere come faccio io, non fatelo a casa, nel senso che ognuno ha il suo metodo di schiudere l'Artemia Salina, esistono degli schiuditoi più o meno professionali. Questo è il mio che è davvero molto molto ignorante. Lo scriviamo insieme e poi domani andiamo a mangiare i pesci, domani o dopodomani, tanto durano 2 o 3 giorni i Naupli di Artemia. Quindi partiamo da qui. L'Artemia Salina è un crostaceo del genere, no, dell'ordine Anostraca, Anostraca sì, che è d'acqua salata, quindi vive un po' dappertutto. Io l'ho vista dal vivo in natura. Alle saline di Cervia, molto molto belle, una popolazione molto molto abbondante, molto figo. Loro vivono una salinità molto molto particolare, possono vivere tranquillamente a tantissimi livelli di salinità, ma l'optimum sta circa alla salinità del mare, che è circa 30 grammi di sale per litro d'acqua, in realtà è circa 35. Quindi cosa faccio io adesso? Metto il sale, io userò soltanto mezzo litro d'acqua nel mio schiuditoio. Ah, allora, esistono tantissimi tipi di schiuditoi diversi. Uno ti mostro il sale, vabbè, butto un po' di acqua anche qua. Esistono vari tipi di schiuditoi più o meno professionali. Il mio non lo è affatto. Ho trovato un ottimo compromesso, non mi costa niente. Non ho l'aeratore che fa rumore, dà fastidio, dà problemi e funziona comunque, mi permette di produrre comunque abbastanza. Artemie. Chi fa le robe fatte molto bene usa uno schiuditoio fatto molto bene e con tanto di ossigenazione che permette, o meglio, areazione, scusate, non ossigenazione, che permette sicuramente di aumentare di più la produttività. Ora il compromesso che ho trovato io è comunque molto molto buono. Ora mi serve dell'acqua. Io uso acqua dolce, ovviamente a cui aggiungo il sale. Questa è l'acqua di scarto nel mio impianto ad osmosi inversa. Quest'acqua qua poi la uso per dare da bere alle cose, per fare lavare cose, eccetera, eccetera, perché non mi va di sprecare tutta quest'acqua. Quest'acqua è tendenzialmente più dura della mia acqua di rubinetto, che già di per sé è abbastanza dura, ok? Perché vivo in una zona carsica, in cui meglio l'acqua che viene presa da tipo una zona di carsica, carso, carsista, non so come si dica. E quindi la uso, è un'acqua molto dura, ma ci sta perché alla fine deve un po' simulare l'acqua di mare. Dopodiché, da quello che ho visto, le Artemie hanno un'ottima tolleranza a varie salinità, per cui io sto circa a 30 grammi per litro, quindi ho messo 15 grammi, anche perché con questo particolare tipo di schiuditoio l'evaporazione è molto abbondante, quindi magari parte con un rapporto di 30 grammi di sale per litro, ma già domani magari a 32, dopodomani a 33, 35 e quindi ci sta. Ok, quindi butto. Ora il mio scrittorio in realtà è semplicissimo, è un piatto, più o meno piatto, un po' oblungo, dopo domani capirete perché mi serve oblungo. E adesso faccio in modo che il sale si sciolga. Ok, in realtà non serve neppure che si sciolga del tutto, nel senso che entro le prossime 2, 3, 4, 5 ore tutto sto sale qua si scioglierà, non serve che lo faccia per forza sciogliere io, ok? E non è neppure così tanto importante per le uova stesse di Artemia che adesso metterò, perché in realtà a volte consigliano anche di far crescere un po' la salinità, tanto che alcuni consigliano di buttare prima le uova di Artemia e poi il sale, mi sembra un po' strano, ma va bene. Per cui adesso metto le uova, il sale mano a mano si scioglierà e così avrò dell'acqua salata. Vi dico, voi direte, ma cosa serve questa cosa qua? Adesso lo capite, quando vi dico che il mio schiuditoio è davvero davvero ignorante. Queste sono delle cisti di Artemia Salina, quindi sono praticamente uova piccolissimissime, qua c'è una quintale enorme. Queste sono vecchie, avranno 3-4 anni, infatti hanno un tasso di schiusa, beh, relativamente alto per essere così vecchie, l'ho tenuto in frigo tutto questo tempo e comunque non fanno schifo, ecco, lo vedrete domani, però quando le ho comprate nuove sicuramente si vedevano molto molto di più. E inizio a versare. Ora, come vedete, io verso dentro al bicchierino per un motivo molto semplice ed è legato al fatto che
le cisti, così non mi scappano tutto in giro. E domani, quando prenderò i naupli, li prenderò senza prendere le uova che sono scomode. Io circa ogni volta riempio circa tutto questo. Ne metto appena appena un po' di più. Ok? Ora cosa succederà? Succederà che queste uova, ok, si inumidiranno sempre progressivamente, ok? E via via inizieranno a maturare. Questa specie ha proprio questa caratteristica fighissima che può vivere decenni fuori dall'acqua, nella sabbia o in altri posti. E domani si schiuderanno. Domani si schiuderanno e loro pli 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 pli, nuoteranno verso di qua, attirate magari dalla luce, e io le catturerò. Quindi ci vediamo domani. Prima di arrivare a domani, dico una cosa importante. Perché sto facendo questa cosa? Perché sto usando un piatto così grande e così poca acqua? Beh, per il semplice fatto che non volendo ossigenare con un ossigenatore, con un areatore, e così permetto un grandissimo rapporto superficie-volume. Ok? Lo vedete quanto è alto, quanta superficie c'è rispetto al volume? E qui c'è un continuo scambio di gas, in particolare adesso. Ossigeno che all'occorrenza può entrare, poi sarà CO2 che uscirà e quando i naupli inizieranno a nuotare. Questa cosa è abbastanza importante. E avere una superficie molto molto ampia mi permette appunto di non avere un areatore. Quindi è un po' questo il compromesso che ho trovato. Mi piace come metodo che sto usando io, credo che non lo faccia più o meno nessuno. Esistono scritoi ai piatti, quello sì, eh. Esistono, ma la cosa tipo di fare il bicchierino così stupidissimo. Ah, sì, poi ovviamente io l'ho tagliato, no? La testa di un bicchiere tagliata, ovviamente poi ha delle parti in cui si può uscire, vedete, è tagliato in modo disomogeneo, questa è un'altra cosa importantissima. Ok, e questo mi basta tecnicamente per farli schiudere, farli durare anche giorni. Io ho visto tranquillamente Naupli che sono andati avanti tranquillamente una settimana in sta roba. Ovviamente poi il problema principale è l'evaporazione, ma come ho detto ho un po' imbrogliato perché ho messo sa meno sale di quello che dovrei mettere. Ok, ci siamo, vedete? Ci siamo. Adesso cosa faccio? Di solito punto una pila a LED su un lato opposto a dove ho messo le cisti. Quindi in questo momento tutti i vari piccolini naoplini, piccolissimi, si sono schiusi. E stanno tutti andando nuotando lì, lentamente verso la luce, ormai è accesa da 5 minuti. Infatti, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Sì, vedete? Ce n'è un casino, tutto lì a ridosso della luce. Ora, non serve che li prenda tutti, ok? Nel senso che io poi questi li userò per alimentare i pesci anche nei prossimi giorni. Quindi adesso prendo una siringa. Ok, con una mano non è facilissimo, ma fate finta che. Ok, ne assorbo un po', assorbo ancora, un po', ecco qui. Ora avrò preso circa 10 ml di Artemie. Guardate quanta. Bene, non ne devo prendere tantissima di acqua, perché ovviamente è acqua salata. E vabbè, non è un problema l'acqua salata, nel senso che nel momento in cui la metto in una roba tipo. Centinaia di litri, io alla fine ho centinaia di litri, forse un migliaio di litri in questo momento in casa. Un po' di acqua salata non è un problema, ma c'è un altro problema che è questo. In questo momento la densità dell'acqua salata e anche quindi e in parte anche dei Napoli è molto più alta di quella dell'acqua dolce. Per cui se io per caso adesso buttassi delle goccette di acqua salata nella vasca, quello che succederebbe sarebbe tipo che le Artemie i Napoli cadrebbero molto velocemente verso il fondo, è una cosa che non voglio. Quindi è una cosa che questa ho imparato, ci ho messo un po' di tempo a impararla. Di solito faccio così: prendo dell'acqua dolce, ne prendo un po', ne prendo ancora un po', ancora, ancora, ancora. Ok, benissimo. Adesso aspetto un po' che quest'acqua, tipo l'acqua dolce penetri. No, sto facendo vedere troppe cose. L'acqua dolce penetri dentro. Ai Napoli, ok? E poi posso dar da mangiare. Faccio vedere che do da mangiare soltanto a loro, sai? Sapete perché non ho voglia di far vedere che do da mangiare a tutte le vasche. Lo butto dentro. Come vedete, fa l'effetto tipo, è salato. Avete presente quando tipo buttate una cosa salata nell'acqua dolce? Ma voi non lo vedete? È troppo fine come cosa. E quelli sono i Napoli di Artemia. Ok, ora
sono molto molto piccoli, non riesco a metterli a fuoco. Ma se sfrutto lo zoom per farlo. Dai, dai, dai! Potete fare, dai, credo in voi. Eccoli, eccoli! Eccoli lì, piccoli, belli. Quelli sono andati lì al secondo giorno della schiusa. Si stanno già un po' allungando. Il primo giorno sono tendenzialmente molto più rotondeggianti. Ora questi sono un po' già più allungati. E li ho dati la soma. Adesso tra poco inizieranno a mangiarli. Appena se ne accorgono. Adesso basti vedere quel maschietto lì. Vediamo se se ne è accorto. Vediamo se la femmina se ne accorge. Dai, bella, accorgitene. Un po' di zoom, vabbè, e il succo è che adesso tipo iniziano a mangiarli. Eccolo, lui li ha visti. Iniziano a mangiarli. I primi 2 o 3 giorni sono particolarmente grassi. No, leader, eccolo, eccolo qua. Sono particolarmente grassi. E poi a mano la quota grassa diminuisce e aumenta. Mi è caduto uno stuzzicadente in acqua. Vabbè, la quota grassa aumenta. Cioè diminuisce e aumenta la quota proteica, per cui va bene entrambi. Io li do ogni tanto, li do soprattutto quando mi manca un po' il cibo. Allora, per molti acquariofili, i Naupliderterni vengono usati soltanto durante i periodi riproduttivi, e cioè quando praticamente devono fare i produttori piccoli e i piccoli tendenzialmente li alimentano a Naupliderternia. Io che ho micro fish, ho pesci molto piccoli piccolini, come appunto lì la soma, e posso dargli anche gli adulti ne mangiano, anzi, cioè io posso tranquillamente alimentare quasi tutti, volendo con i Naupli che ho sviluppato oggi potrei dargli da mangiare mezzo pasto ai miei pesci, poi per il resto vado di microworms e un po' di Daphnie. Anzi, poi, giustamente, essendo che sono pesci d'acqua, cioè, crostacei d'acqua salata, in realtà riescono a vivere in acqua dolce, sì, ma non più, di qualche ora, okay? Quindi fra un'oretta o due saranno morte. Dopodiché, però, effettivamente i pesci cioè, ne vanno davvero matti, impazziscono per quanto sono buone. E quindi, infatti, adesso si mettono e vedrete che nel giro di pochissimo se le mangiano. Guardate che strano, questa cosa è molto strana. Questo maschio ha quasi perso i colori. Ah no, dai, un po' c'è, però. Cioè, è stra scolorito. Che hai? Sei vecchio, sei malato? Cos'hai? Non farmi preoccupare. Ma, misteri, lo scopriremo. Magari semplicemente l'altro maschio gli ha fatto un po' brutto e lui si è un po'. Allora, quanto sono brutte le femmine di Ela Soma? Cioè, mi dispiace dirlo, ma sono brutte. Pesce proprio brutto. Pam, pam. Oh, finalmente lo sto mettendo strafuoco. Cazzo, sì, questo è un bel video. Prendiamo trovare l'altro maschio, quello bello. Niente, è sparito. Bastardo. Ti nascondi. L'altro maschio lì. Ah, qua c'è sempre la vasca. Ha preso paura. Che scemo. Ha preso paura. Va bene, dai, basta, 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 dai, sennò diventa troppo lungo. Bene, questo è il mio modo semplice, molto intuitivo, di riprodurre e dar da mangiare le artemie saline ai miei pesci. Spero che vi sia interessato. Ciao.